Quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia, che vuole essere l'etosia del domani, non va certezza. Buonasera professore Fosì. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Abbiamo voluto iniziare con questa, ricordando appunto le parole di, di Lorenzo il, il Magnifico per andare a presentare in questa prima battuta. Eh... Botticelli. Ora eh, il professor Nifosi eh, ci ha teso un lembo di questo filo d'Arianna attraverso il labirinto della bellezza. Lo abbiamo voluto definire in questa maniera. Eh, ma per quale motivo professor Nifosi abbiamo toccato questi tre temi, quali Lorenzo il Magnifico, quale Botticelli e infine la bellezza? perché sono tre temi strettamente collegati fra di loro. Non, non si può parlare dell'arte di Botticelli senza fare riferimento alla bellezza, perché tutto il lavoro di Botticelli si è totalmente identificato con la ricerca della bellezza, e non si può comprendere l'arte di Botticelli se non la riconduciamo al contesto della corte medicea in cui lui operò per buona parte della sua vita. Ecco, ma eh, quindi andremo a parlare sicuramente della bellezza in arte, eh, ma che cosa succede sostanzialmente con questa bellezza in arte? Nel senso, eh, Botticelli poi ha un percorso di vita importante che ci porta alla, eh, alla bellezza. Andiamola ad analizzare. Allora, cominciamo con, col capire quali sono eh, le relazioni che legano Botticelli a Lorenzo il Magnifico. Allora, bo Botticelli si forma... Ehm, agli inizi degli anni 60 del 400 presso la bottega di Filippo Lippi un importantissimo pittore fiorentino di quegli anni poi nel 67 si sposta eh, presso la bottega di Andrea del Verrocchio dove resta fino al 1470 e dove potrebbe eh, essere stato compagno di bottega eh, di Leonardo da Vinci che in quello stesso in quell'anno lì Nell'ultimo ehm, era allievo del Verrocchio, non sappiamo esattamente però se questa cosa avvenne, nel senso che uno potrebbe essere uscito prima dell'ingresso dell'altro, viceversa, potrebbero avere con condotto un, un, percorso, un percorso insieme. Nel 70 diventa un artista autonomo e nel 73 entra nella corte dei Medici. Ed è veramente la grandissima svolta nella carriera di Botticelli, perché lui, innanzitutto, diventa l'artista autonomo. Privilegiato dei, dei medici, lo resta per molto tempo, almeno fino a quanto i medici eh, restano al potere a, a Firenze. Ricordiamo che poi nel 94, due anni dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, saranno cacciati con la formazione della Repubblica Fiorentina. Ma soprattutto all'interno di questa corte era una delle più importanti, più colte e più raffinate d'Italia, lui ha modo di frequentare due importantissimi personaggi, che sono il poeta e scrittore Agnolo Poliziano e il filosofo Marsilio Ficino. Lui li frequenta, diventa loro amico, cresce culturalmente con loro, aderisce alla, diciamo al, al neoplatonismo che si afferma nell'ambito della corte medicea e quindi tutta quanta la pittura di Botticelli si impregna. Di questa cultura. Noi questo non lo dobbiamo perdere di vista perché dobbiamo sempre avere ben presente che Botticelli è un pittore che ha lavorato per i personaggi più colti d'Italia di quel periodo. Quindi eh, possiamo sicuramente dire che eh, la tela delle arti nel Botticelli eh, si, si lega a trama fitta, non solo in quella che è quella diciamo, visiva dell'arte, ma insomma va a toccare diversi, diversi punti, non personalmente perché. Eh, diciamo non, non compone, eh, però sicuramente la conosce molto ben da vicino. Sì, in realtà un passo successivo in questo senso lo farà eh, Michelangelo, che cresce eh, artisticamente e culturalmente nello stesso contesto. Ma essendo più giovane, ha modo di assimilare di più gli insegnamenti di Marsilio Ficino e di Poliziano. Tant'è vero che a differenza di Botticelli, Michelangelo poi sarà anche poeta. Comunque sì, eh, Botticelli ha la possibilità di diventare eh, un artista eh, di grande cultura, comunque è sicuramente sempre supportato e aiutato da questi due importantissimi personaggi nella creazione dei suoi dipinti che eh, per lo più, ricordiamolo, sono appunto rivolti ai componenti della cerchia medice, tra cui la eh, primavera e anche la altrettanto famosa nascita di Venere, che sono dipinti da Botticelli proprio per un esponente della casata Medici. Ecco, ha eh, immediatamente citato eh, l'aspetto centrale, più, più fondante di questa nostra indagine di oggi. Eh, ha, ha già insomma messo a fuoco il, il microscopio, microscopio dell'arte e, e la prego di, di mostrarci... Eh, secondo, secondo proprio le, e attraverso le sue parole, quello che, quello che lei vede eh, andiamo a analizzarla questo, mh, questa primavera, ric eh, ricordiamolo 1482-1485. Sì, allora entriamo, entriamo virtualmente all'interno di questo capolavoro che insomma è inutile che io lo ricordi, è davvero considerato uno dei più alti capolavori della pittura rinascimentale e anche della pittura di tutti i tempi. Premetto, lo dico subito perché poi insomma è un po' l'oggetto della nostra indagine di oggi, che noi di questo dipinto non conosciamo moltissimo e quindi tutto quello che verrò a raccontarti è frutto di una serie di ipotesi e di interpretazioni. Allora, come puoi vedere, abbiamo qui un, gra un, grande, un grande quadro con una serie di personaggi. Sono nove figure che si trovano in un giardino fiorito eh, con alle spalle un boschetto di aranci, e questi personaggi sono appunto oggetto di indagine degli studiosi da molto tempo. Quello su cui praticamente non abbiamo dubbi è eh, il putto alato bendato che si trova in alto, che ha una iconografia assolutamente, diciamo, eh, consolidata e quindi si tratta di Eros per i greci oppure amore per i, i latini. Eh, per diciamo eh, assonanza, tradizionalmente il personaggio femminile che si trova sotto Eros eh, viene identificato con Venere, che è la madre eh, di Eros, anche perché questa identificazione ci viene suggerita dal Vasari nella sua vita su Botticelli. In realtà Vasari diciamo, è forse per certi versi più eh, fuorviante che eh, chiarificatore nella, nella sua vita, anche perché di quest'opera e di, della, della nascita di Venere, della cosiddetta nascita di Venere, ci dice pochissimo nella sua vita, curiosamente. Comunque di quel poco che dice, questo è diciamo, il passaggio più importante, che quella è, si, mh, mh, è appunto identificabile con, eh, con Venere. Poi, continuando a guardare il quadro, a, eh, a destra, alla nostra destra, vediamo un personaggio alato, eh, azzurro, e che sta ah, agguantando eh, una fanciulla eh, coperta di, di veli. Questo personaggio azzurro è mh, per lo più da tutti eh, mh, identificato con Zefiro, il vento primaverile. È abbastanza evidente che si tratta di un vento perché è azzurro il colore dell'aria e poi sta soffiando, come vedi, alle gote gonfie, come fanno i venti, mentre la fanciulla che, ehm, agguantata dal vento, eh, inizia a eh, emettere fuori dalla, dalla bocca è la ninfa Cloris, che, congiuntasi con, eh, con Zefiro, si trasforma in Flora, ossia nella primavera, che poi... È il personaggio che dà eh, il, il nome al dipinto. Quindi in realtà quelle due donne accostate non sono due personaggi femminili differenti, ma eh, sono lo stesso personaggio prima e dopo la trasformazione provocata diciamo, dal suo eh, congiungimento carnale, evidentemente, con il vento Zefiro. I personaggi, invece, proseguendo la lettura verso sinistra, le tre donne che stanno ballando, coperte di veli. E preziosamente ingioiellate tenendosi per mano eh, sono normalmente identificate con le Grazie. Qualcuno le identifica con le Ore. Stiamo parlando di eh, divinità eh, che facevano parte della corte di Venere. Infine, l'ultimo personaggio maschile, quello che si trova all'estrema sinistra guardando il dipinto, è Mercurio, che con il suo bastone alato, che si chiama Caduceo, sta eh, dissipando le nuvole che si intravedono. Fra gli alberi, cioè ha il compito di evitare che queste nuvole si trasformino in pioggia e che quindi possono in qualche modo corrompere questa incantevole atmosfera che si vive in questo magico giardino. Sul ecco, Prato. Prego, prego, professore, scusa. Ci sono tantissimi fiori. Pensa che gli studiosi hanno eh, contato 190 diverse piante fiorite, rappresentate nei minimi dettagli con la eh, perizia. Di un, eh, di un botanico, questo è veramente un quadro nel quadro, ogni centimetro di questo dipinto è da eh, diciamo, am ammirare con, eh, con attenzione. Ecco, eh, c'è un po' un paradosso qui perché, eh, l'ho detto anche lei, eh, sono tantissimi temi, ma sono pochissimi quelli certamente noti. Eh, questo forse anche perché eh, si nasconde al di sotto di uno stile ben particolare. Eh, che poi il Botticelli mette, eh, mette su, te, su tela in questo caso. Sì, Botticelli ha uno stile inconfondibile, riconoscibilissimo, molto particolare, anche unico in quel momento a Firenze, perlomeno con così tanta definizione. Eh, si tratta eh, di uno stile eh, dove l'immagine è ehm, estremamente semplificata rarefatta, Botticelli eh, ha un, fa uso di linee di contorno, eh, diciamo che il suo, le sue immagini sono più lineari che volumetriche, ha un uso molto parco del chiaroscuro, eh, le sue figure non proiettano ombre praticamente, sono apparentemente prive di peso, sembrano levitare per aria, passeggiano ma non calpestano eh, i fiori non viene neanche un effetto prospettico, perché Botticelli deliberatamente non fa uso della prospettiva. In questo senso la sua posizione artistica è diametralmente opposta a quella di eh, Leonardo, che era più giovane di lui, ma che negli stessi anni aveva già sviluppato le caratteristiche peculiari del suo stile, che erano appunto lo, lo sfumato e la prospettiva aerea. Tant'è vero, lo abbiamo... Già detto in, eh, diciamo in un nostro incontro precedente, ehm, in quegli anni la, la pittura di Leonardo non trova spazio a Firenze, cioè la Firenze eh, governata dai medici e cartisticamente rappresentata da Botticelli e Leonardo che invece sviluppa una concezione artistica completamente diversa si vede in qualche modo costretto a trasferirsi a, a Milano per avere il, il pieno riconoscimento che lui si aspettava. Tutta questa ehm, diciamo, attenzione nei confronti dell'idealizzazione eh, dell'immagine, perché stiamo parlando appunto di immagini eh, estremamente idealizzate, era dettata da una figenza di eh, piena aderenza al, al contesto filosofico della Corte dei Medici. Ecco, proprio sul passaggio filosofico mi soffermerei un istante e anche qualcosina in più perché credo meriti eh, l'attenzione e il suo focus in questo senso. Eh, perché mh, questo dipinto offre eh, più di un significato nella, nella, nella lettura, come dire, andiamo a dare ancora un eh, andiamo a immergerci ancora di più all'interno dell'opera dell di Botticelli, perché eh, il significato mh, che possiamo andare a trovare è sicuramente più di uno. Sì, allora stiamo parlando di uno dei quadri più colti e come tali difficili di tutta la storia dell'arte. Tanto è vero che eh, nei, negli anni sono stati tantissimi gli studiosi autorevolissimi, intendiamoci, che hanno cercato di proporre eh, delle eh, interpretazioni. Non siamo arrivati ad una... Conclusione definitiva, anzi ancora vengono formulate delle nuove ipotesi. Tutto questo è molto affascinante. Probabilmente una risposta definitiva noi non l'avremo mai, eh, però eh, questo ci dà veramente la, la misura della, eh, di, di quanto fosse alta la prestazione di Botticelli, se, insomma, a distanza di eh, 500 anni abbondanti siamo ancora a interrogarci sul senso della sua opera. Diciamo, volendo semplificare, perché ovvio siamo obbligati a farlo, eh, sostanzialmente noi possiamo ritrovare due significati in quest'opera, uno di natura filosofica legato al neoplatonismo e l'altra invece di natura letteraria e peraltro non è affatto da escludere che questi due significati siano strettamente legati fra di loro e quindi si integrino. Ecco, non è la prima volta che eh, il neoplatonismo, eh, come dire, esce eh, allo scoperto durante le nostre indagini sull'arte. Mm. Eh, già in passato è, è capitato e credo sia forse eh, giunto anche il momento di, di Viste e considerate anche i tempi, eh, capiamo bene, professore Così, che ci vorrebbe probabilmente un'indagine sull'arte e solamente sul neoplatonismo, in, 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 in storia dell'arte. Però eh, andiamo un attimino a, a spiegare il, il motivo per il quale il neoplatonismo lo troviamo so, eh, nell'arte, ma in quest'opera in particolare. Noi abbiamo già parlato, abbiamo già citato il neoplatonismo quando abbiamo parlato della pittura di, di Michelangelo. Giustamente. Perché il punto è che noi non possiamo pretendere di comprendere né l'arte di Botticelli né l'arte di Michelangelo, che furono due artisti profondamente neoplatonici, senza eh, diciamo, avere perfettamente presente qual quali erano diciamo, i, i cardini di questo pensiero filosofico. Ora, mh, spiegare il neoplatonismo eh, in, in due minuti, tu capisci Acordo bene. Ma, ma mi ritrovo i colleghi di filosofia che mi aspettano con i forconi per strada, quindi insomma è una mission impossible. Diciamo che eh, provando a presentare una, una pillola di filosofia, giusto per dare un input, poi tutto da approfondire, allora il neoplatonismo è una corrente eh, filosofica che risale al III secolo e che ripropone... Ehm, diciamo il, il, il cardine concettuale della filosofia di Platone. Allora Platone, V secolo a.C., in buona sostanza aveva detto che esiste un mondo perfetto, che è il mondo delle idee, che lui chiama iperuranio, dove ci sono le idee perfette e immutabili di tutto ciò che noi conosciamo. E poi vi è la realtà, che è fatta di materia e che per questo motivo è imperfetta. La realtà è stata realizzata da un demiurgo che ha lavorato la materia prendendo le idee a modello, le idee perfette, e eh, imitandole con la materia. Quindi tutto ciò che ci circonda è una imitazione di un'idea perfetta che esiste nell'iperuranio. Plotino, nel III secolo a.C., riprende la filosofia di Platone, però eh, fa una, propone una variante molto importante. Lui sostiene che esiste un principio, il principio dei principi, che è infinito unico che si chiama uno e quale è, ha, ha creato tutta la realtà per emanazione. Quindi, diciamo, la, la realtà è il principio eh, unico e sono in qualche modo eh, immanenti perché appunto tutta la, tutta la realtà, quindi anche noi, proviene per emanazione da questo uno. È chiaro che tanto più ci si allontana dall'uno, tanto meno ci sarà perfezione. La materia in sé è imperfetta perché è molto lontana dall'uomo. Dal, dal, dall'uno. Noi che siamo fatti di materia, che siamo imperfetti, ma che abbiamo un'anima che invece è perfetta e infinita, siamo irresistibilmente attratti dall'uno. E quindi ognuno di noi vive questo dualismo perché ha da una parte la materia che lo spinge verso il basso, verso una dimensione puramente terrena, però ha un'anima che lo spinge a, a ricongiungersi all'uno da cui. Proviene. Marsilio Ficino è un filosofo del 400 che cerca di conciliare il neoplatonismo con la dottrina cristiana, cioè in buona sostanza, identificando l'uno con Dio, ecco che in qualche modo ehm, riconduce la filosofia classica a un contesto che è quello che c'è familiare. Quindi, diciamo che per il neoplatonico cristiano. Ricongiungersi all'uno, aspirare a ricongiungersi all'uno vuol dire aspirare a, a ricongiungersi a Dio, che è quello che, che spinge ognuno di noi. Ecco il segreto, uno dei segreti della primavera potrebbe essere proprio questo. C'è cioè, una chiave di lettura filosofica. Forse se rimettiamo l'intero possiamo eh, ri riguardarlo. Potrebbe essere proprio questo. Cioè, è tutta la primavera in qualche modo rappresenta questo percorso che l'uomo fa per elevarsi da uno stato puramente materiale e quindi imperfetto, che poi è lo stato. Eh, dei sensi e che viene rappresentato a destra da uh, Zefiro e Cloris, no? che, che si stanno per accoppiare no? e che quindi sono appunto preda delle passioni. Ecco questo percorso, questo processo di elevazione che ognuno di noi dovrebbe fare per elevarsi da questo stato, che è uno stato istintivo quasi animale, per arrivare attraverso Venere, le grazie, fino a Mercurio, che sta guardando verso l'alto, a questa condizione spiritualmente molto più elevata che ci fa essere più vicini a Dio. E come tali eh, esseri superiori. Cioè, in buona sostanza, eh, per non essere, diciamo, qua, quasi a livello delle bestie, preda di eh, istinti eh, ferini che ci fanno agire senza pensiero, senza ragione, diciamo che ognuno di noi dovrebbe fare questo percorso di, di, di maturazione e di crescita, e lo può fare attraverso l'amore e attraverso la conoscenza, la contemplazione della bellezza, che ci aiutano appunto ad elevarci. Ecco perché la bellezza nell'arte nell neoplatonica è così importante, perché è uno strumento fondamentale che aiuta ognuno di noi. E questo bellezza. è il possibile significato neoplatonico. Poi attenzione, c'è l'altro, l'altro... Quello letterario. Quello letterario, che è altrettanto complesso, perché eh, Botticelli sicuramente ha aiutato... Da um, poliziano e probabilmente anche da Lorenzo il Magnifico. Ricordiamo che lui dipinge quest'opera per Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici, che era un cugino del Magnifico, però insomma e, e il contesto era, era quello. quello. Potrebbe essersi ispirato a tutta una serie. Di, eh, di poeti e anche di opera letteraria. Uno è appunto la canzone di Bacco che tu hai citato all'inizio del nostro incontro. E che quindi chi vuole essere lieto sia del diman non vè certezza. Quindi la primavera è un po' la primavera della vita, che è, è, è fuggitiva, è breve, è un po' l'equivalente del carpe diem di Orazio, bisogna cogliere l'attimo, eh, perché oggi ci siamo, domani chissà. Quindi la primavera del quadro è la primavera della vita, la, la giovinezza, che poi è anche la stagione degli amori, come dimostra la, la presenza appunto di Zefiro e di Cloris. Potrebbe essersi ispirato alle stanze per la giostra di Poliziano, che furono scritte fra il 75 e il 78, quindi pochi anni prima, potrebbe essersi ispirato all'inno a Venere di Lucrezio, secondo il quale Venere è simbolo di forza cosmica, è la metafora della, della, della primavera. Quindi, ehm, diciamo, vedi, eh, opere eh, letterarie contemporanee e opere letterarie classiche. Viene molto rivalutato eh, una fonte che potrebbe essere... Eh, anche, diciamo, ehm, occasione per formulare una nuova ipotesi che sono i fasti di Ovidio, un'altra opera ehm, antica. È Ovidio che ci racconta di eh, Zefiro che si eh, ehm, congiunge con Cloris la quale si trasforma in, in flora. Però ehm, eh, Ovidio ci racconta anche di un'altra cosa: cioè ci racconta di come Flora toccò Giunone. Eh, la quale voleva avere un figlio senza congiungersi con Zeus, e lei, ella miracolosamente rimase incinta di, di Marte. Quindi, se noi ehm, applicassimo questo metodo, ehm, cioè la, leola, il racconto di Ovidio per intero, non limitandoci soltanto ai primi tre personaggi, ecco che allora il personaggio centrale non sarebbe più Venere, così come ci ha detto il Vasari, ma sarebbe. E Giunone incinta di Marte e in effetti eh, come puoi vedere ha un ventre abbastanza prominente, pronunciato, pronunciato. Peraltro, peraltro e questo vedi, rimanda questo diciamo ricongiungimento fra la cultura latina, la cultura antica la cultura classica e la cultura cristiana questo tema di Giunone che resta incinta da sola senza aver eh, diciamo conosciuto, incontrato nel suo talamo, um, Zeus, um, ri richiama l'immagine della Madonna eh, che, è, come sappiamo, rimase incinta eh, senza aver conosciuto Giuseppe. Quindi, insomma, in buona sostanza, vedi che sono, è veramente un intreccio di eh, significati alternativi o forse chissà complementari. Allora, il, eh, che dire: siamo ancora lontani da una luce vera. Eh, sì. Che, che possa illuminare quest'opera. Questo, quest eh, questo l'ha detto anche in fase di presentazione e eh, si capisce anche da poi dalla spiegazione successiva che, che ci ha portato. Mm, eh, restando sul tema di bellezza, perché mh, Quest'opera è sicuramente una, una, come dire, una, una bellezza reale, noi all'inizio abbiamo definita mh, eh, labirintica, nel senso il labirinto della bellezza. Infatti, noi st la stiamo seguendo, come diciamo all'inizio, grazie, grazie al suo filo di Arianna. Ma eh, per, andare, eh, per cercare di uscire da questo labirinto con le idee un po' più chiare in merito alla bellezza, mh, come possiamo definirla? Ovvero, cos'è la bellezza, professor Infosi? È molto difficile dare una risposta a questa domanda. Ehm, dobbiamo davvero intenderci sulla definizione di bellezza e sulla definizione di bellezza in arte, perché eh, qui, eh, diciamo, in qualche modo ehm, c'è eh, proprio il nucleo del nostro rapporto con l'arte stessa. La primavera è considerata un emblema di bellezza, anzi, un po' è un manifesto della bellezza, ma lo è di un certo tipo. Di bellezza che noi siamo abituati ad identificare come tale. Che è una bellezza idealizzata, è una bellezza classica. Noi oggi, istintivamente, tutti noi, indipendentemente dai gusti personali, abbiamo l'idea abbastanza chiare su che cos'è la bellezza, e la bellezza è quella che gli antichi ci hanno in insegnato a riconoscere come tale. Eh, la bellezza è ciò che si identifica con l'armonia, con l'equilibrio. Eh, con, eh, con la grazia, è qualcosa che ci rasserena, è qualcosa abbiamo che ci apaga. Abbiamo ereditato questo concetto, sostanzialmente. Abbiamo ereditato questo concetto, eh, è veramente incredibile se ci soffermiamo un attimo a pensarci quanto i greci siano stati capaci di incidere così profondamente nello sviluppo della cultura occidentale. Perché dopo 2500 anni ancora la pensiamo sostanzialmente nello stesso modo. Ora, però, il punto è che noi siamo abituati a identificare l'arte con la bellezza. Per cui quando l'arte rappresenta qualcosa di bello secondo questi criteri, allora noi tendenzialmente, istintivamente, la identifichiamo come arte. Quando invece ciò non accade, noi tendiamo a, a, diciamo, a ritrarci un po' anche offesi e a non considerare più arte ciò che non ci appare bello. Ma in realtà non è così. Questo è un errore abbastanza clamoroso da un certo punto di vista, perché non è detto che l'arte per essere bella debba necessariamente rappresentare il bello, perché nel corso della storia dell'arte, e mi riferisco al Medioevo, ma soprattutto al Novecento, esiste anche una estetica del brutto, non un'estetica del bello. Ho voluto proporre alcuni esempi. Per esempio, se noi consideriamo Marcella di Kirchner, Kirchner è un artista espressionista tedesco, dei primi anni del Novecento e questa è una delle sue opere più note. Rappresenta una, una bambina nuda seduta su un divano. Ora, l'impatto con un'opera del genere è quasi disturbante da un certo punto di vista. Cioè noi fatichiamo a identificare quest'opera come bella, nel senso che essa non rappresenta la bellezza, sicuramente non la bellezza classica, così come noi siamo abituati a riconoscerla. Ma il punto è che Kirchner non ci prova nemmeno. Kirchner non vuole rappresentare la bellezza, anzi vuole rappresentare la bruttezza da un certo punto di vista, perché quest'opera vuole rappresentare il disagio, vuole parlare di disagio. Questa è una lezione che lui aveva imparato da Munch. E ehm, il disagio, il dolore, la sofferenza, e difficilmente si può rappresentare attraverso il bello, che comunica al contrario un senso di armonia. Allo stesso modo, facciamo un altro esempio. Le Damaselle di Avignon di Picasso, un altro grandissimo capolavoro del Novecento. Anche qui, è Picasso, che non dimenticare, era un abilissimo pittore, perché Picasso arriva al cubismo dove, dopo un percorso giovanile in cui lui si era mostrato un vero enfant prodige, eh, capace di dipingere come eh, il più abile degli accademici. In quest'opera Picasso sta facendo un tipo di ricerca che non contempla la rappresentazione della bellezza. Tra l'altro questa è un'opera molto complessa, su cui chissà, magari torneremo in una prossima diretta, eh, che teneva conto di tutta una serie di eventi, il fatto che la scienza in quegli anni... Stava mettendo in discussione eh, la, lo spazio eh, euclideo e quindi, insomma, veramente si stava fra frantumando la Picasso, la... Picasso autore, autore molto molto elevato d'altra parte. Era... È un, un, un autore molto sicuramente molto, molto difficile, però attenzione: eh, non è certamente eh, più difficile di Botticelli. Eh, cioè eh, Molti sono gli artisti difficili che hanno realizzato delle opere che sono apparentemente incomprensibili. Vogliamo continuare con, i nostri, con la nostra eh, galoppata nell'arte nell del Novecento? La prego, la prego, perché ad... ho, già domanda, ho già una domanda pronta per lei, poi eh, eh, lo immaginavo eh. è, è Fontana di Duchamp. Allora, questo un, eh, diciamo, un'opera simbolo del, del dadaismo. Nel 1917 Duchamp compie una vera e propria rivoluzione. Eh, non realizzando un'opera così come noi siamo abituati a concepirla, ma comprando addirittura un orinatoio in un negozio di sanitari e lo presenta a New York in una mostra rovesciato, firmato e, 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 e con un nome nuovo Fontana. Ora ehm, non voglio entrare nel merito, ma è assolutamente evidente che un'opera del genere non va contemplata con lo stesso spirito della primavera del del Botticelli perché è un'opera dalla forte valenza concettuale eh, che vuole affrontare un tema particolare che è la funzione dell'artista il ruolo eh, che l'artista ha nella società di trasformare le cose eh, il fatto che io cambiando il nome di un oggetto lo faccio diventare altro fa di me quasi un remi da un certo punto di vista l'artista ciò che ciò che tocca eh, diventa non diventa oro in, questa, in questo caso, ma diventa opera d'arte. Esatto. Fino ad arrivare artisti più vicini a noi che hanno realizzato delle opere che ancora apparentemente possono sembrare incomprensibili. Penso, per esempio, alle opere di, di Burri, ci stiamo avvicinando nel, eh, ai, ai nostri giorni negli anni 50, ecco, per esempio: rosso plastica, tecnicamente. Eh, altro non è che una plastica bruciata con la fiamma eh, ossidrica. Che però ha un significato molto, molto preciso, molto profondo, perché non è una rappresentazione del dolore del mondo, eh, delle ferite della guerra, eh, della, della violenza dell'uomo contro l'uomo. Eh, lui non dipinge una ferita, lui crea una ferita eh, eh, dilaniando la, la materia. Eh, però voglio dire creando un'immagine dall'altissimo significato anche poetico e concludo eh, con eh, diciamo una delle opere forse più concettuali e, e difficili di tutta l'arte del Novecento, quella che veramente lascia attoniti ancora oggi tantissimi, che sono i tagli di Fontana, ossia concetto spaziale attese di, di Fontana. Ecco, per quanto ti possa apparire eh, assolutamente paradossale, eh, questo che sembra banalmente una tela tagliata ha un significato del tutto analogo a quello della primavera del botticelli perché fontana tagliando la tela è sorta ad andare oltre la oltre le apparenze oltre la uh, realtà uh, sensistica in cui noi uh, viviamo quotidianamente andando a cercare qualcos'altro qualcosa che è più grande qualcosa che è più prezioso, che è più importante, è un'esortazione ad andare oltre, eh, esattamente come eh, faceva Botticelli. Ora, Quindi. il punto qual è? E concludo. Eh, che di fronte alla primavera del Botticelli, noi rimaniamo talmente appagati da tutte quelle forme così armoniose che non ci poniamo neanche il problema che quest'opera ha dei significati così, così profondi ci accontentiamo da un certo punto di vista, viceversa, di fronte ad opere dalla con, con, dal, che esprimono un concetto altrettanto profondo, ma che sono privi di forme, che sono quelle a cui noi siamo abituati e che cerchiamo, ci appaiono privi di significato, ma così non è. E questo insomma è un po' è un, eh, visto che eh, parlavi di labirinto, eh, ecco in questo labirinto eh, noi... Eh, Arriviamo all'uscita ehm, scoprendo che ehm, l'arte è una questione molto 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 più complessa di quanto non appaia a un primo sguardo. Allora, prima di arrivare alla vera e propria domanda scomoda ne avrei due un po' scomode, definiamole così, un, un, questo nuovo concetto. Eh, la prima eh, mi viene in mente proprio osservando e saltando dalla, eh, dalla primavera eh, a, eh, a Fontana. Eh, possiamo dire che Fontana ci lascia forse più liberi di, di vedere quello che noi eh, crediamo di vedere rispetto a un Botticelli che ci, eh, mi, mi passi il termine, non vuole essere troppo forte, ci schiaffa la, eh, la bellezza in faccia? Mm, per certi versi sì. Um, nel senso che sicuramente opere astratte e soprattutto opere senza titolo, perché non rappresentano nulla di concrete, Na, lasciano un, un margine di eh, libertà al, al rapporto che lo, lo spettatore ha con l'opera. Ehm, però è solo relativamente vera questa cosa qui, eh, perché in, se noi ci affidiamo soltanto al nostro gusto e alla nostra libertà di giudizio, che è una libertà non guidata dalla comprensione e dalla conoscenza, alla fine, di fronte alle tele eh, tagliate di Fontana, uno fa spallucce e dice ma questo potevo farlo anch'io, questo non è arte. Che è il rischio che corrono queste opere? In realtà è quello che succede, lo sappiamo benissimo, e quindi il significato si perde. Ehm, quella di Botticelli è un apparente inganno, nel senso che, anzi, forse paradossalmente, le opere di Fontana ci obbligano a, a chiederci, cioè il più illuminato, quantomeno si chiederà che cosa vuol dire? Ma che significa? Perché Fontana ha tagliato la tela? Sempre che non se la risolva dicendo era un furbo, che ha avuto un'idea un brillante e che con questa eh, Però in questo vale modo vale un po' tutto, in questo modo vale un po' tutto, vale tutto. tutto. E invece, di fronte alla primavera del Botticelli, tendenzialmente noi domande non ce ne facciamo. cioè, io mi chiedo onestamente, se eh, i milioni di eh, visitatori degli uffizi eh, che vanno re re religiosamente in pellegrinaggio di fronte alle opere di Botticelli eh, si interrogano sul significato oppure se non si accontentano di farsi un selfie con, con il quadro, contenti di quello che hanno visto. E convinti, eh, convinti, convinti, pienamente convinti, che quello che hanno visto è arte, è grande arte e lo è per carità, perché ci sono i fiori che sono belli, perché ci sono le fanciulle che sono belle, perché c'è Venere che è bello, è tutto bello e quindi è arte. Di fronte a una tela di fontana probabilmente si sentono presi in giro perché penseranno questa non è arte, perché non rappresenta nulla, non c'è nulla, quindi non significa nulla, quindi non è arte questo non è vero, questo non è così eh, Prof mi scusi eh, alla passiamo alla seconda domanda mezza scomoda è così importante, e qua ritorna Botticelli, eh, capire il significato della primavera in virtù di quanto è stato fino a questo punto. È davvero così importante eh, riuscire a dare un significato alla primavera? Questo le, vo le vorrei chiedere. È una domanda molto legittima. Tutto è importante e nulla è importante. Bisogna capire che approccio noi vogliamo avere con l'arte. Nel senso che se per noi l'arte è qualcosa che ci piace, qualcosa che ci appaga guardandola, è assolutamente legittimo che io mi fermi di fronte a un quadro che trovo bellissimo, meraviglioso, mi emoziona, ehm, mi accontento di tutto questo, ripeto, è assolutamente legittimo. In realtà però questo si può fare anche con una, una bella lampada, sostanzialmente. È chiaro che se uno ha l'ambizione la altrettanto legittima e io direi auspicabile... Di avere un approccio più consapevole con l'arte, allora si deve porre il problema anche di capire. Perché l'arte non è mai il frutto del caso. Cioè, Botticelli non ha realizzato questo dipinto perché gli andava. Botticelli ha impiegato mesi di lavoro che sono seguiti a mesi di preparazione, durante i quali lui si è consultato con due dei più importanti uomini di cultura d'Italia, tre se consideriamo anche Lorenzo il Magnifico. Noi non possiamo far finta che tutto questo non esista, non sia accaduto, cioè. si accaduto. Quindi, certamente, ognuno di noi ha un approccio istintivo, immediato, viscerale con l'arte che è legittimo. Però, Viva Dio! Però attenzione, bisogna essere consapevoli che l'arte non è soltanto questo. Quindi, quando io dico mi piace, non mi piace, ok, mh, me ne sto come dicono i ragazzi. Però attenzione a dire queste è arte, queste non è arte. Allora, intanto, ci mettiamo davanti un bel secondo me. Perché, voglio dire, ci sono studi. Anni e anni e anni, anni di studio che aiutano a capire cosa è arte, cosa non lo è, cosa vale, cosa non vale. E, e diciamo che prima di formulare un giudizio, bisogna quantomeno avere l'umiltà di dire: No, lo so, non lo so, se non lo so, decido che mi piace, ma o che non mi piace. Ma qui mi fermo, professore. Poi siamo giunti all'ultimo Stargate, e come lei ben sa, è quello più complesso, più difficile, quello che apre le porte del nostro, eh, del nostro labirinto. e, e, e e che ci porta quindi a rivedere le stelle, citando sempre eh, insomma, un, 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 a noi, un, un a noi molto caro Dante. Eh, ed è l'ultima domanda, quella più complessa, quella più scomoda, eh, che mi piace porle. Che mi, eh, sì, perché avendo, mi piace. avendo io 30 secondi per rispondere, In, è, esatto. è, è quasi una crudeltà. Il gioco senza frontiere giusto, è proprio quello di rispondere a questa domanda in 30 secondi che probabilmente servirebbero 30 indagini sull'arte. lo dico già prima, così almeno eh, eh, mi, eh, non si arrabbia troppo. Però è necessario aprire l'ultima porta di questo Stargate: eh, la bellezza è soggettiva oppure oggettiva? Oh Gesù, allora la bellezza è relativa nel senso che eh, allora noi identifichiamo come bellezza oggettiva quella bellezza che noi tutti riconosciamo come tale. Quindi noi oggettivamente possiamo dire che la primavera è bella, oggettivamente possiamo dire che i bronzi di Riace sono belli, oggettivamente possiamo dire che la Pietà di Michelangelo è bella. Perché? Perché tutti o, o tantissimi eh, condividiamo questo, questo giudizio, ma noi condividiamo questo giudizio sulla scorta di alcuni parametri che noi condividiamo, noi occidentali. Quindi la bellezza classica, per capirci, è oggettiva nella misura in cui ha dei, eh, rispetta dei canoni che tutti noi occidentali accettiamo. Eh, però ehm, è relativa rispetto a questi canoni, perché, voglio dire, io posso trovare eh, eh, affascinantissima la pittura di eh, eh, Munch o la pittura di Van Gogh che ricordiamo all'epoca erano considerati dei, dei crostaroli, cioè le, i loro dipinti erano considerati delle, delle, delle croste inguardabili e, e oggi sono considerati dei, dei capolavori di... certo. perché, perché la, diciamo che queste opere non rispettavano questi canoni e siccome questi canoni all'epoca erano considerati i canoni tutto ciò che si distaccava da essi veniva guardato con sospetto, ma questa è una sorte che ha, eh, ha, ha, dovuto, che ha accumunato a, a questi artisti più vicini a noi, anche Caravaggio per dire, che era contestato perché a sua volta contestava. Eh, quindi eh, in, la, 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 la bellezza noi la possiamo definire in base a dei, dei criteri. Eh, e quindi per questo motivo la bellezza è relativa. Poi interviene il gusto. Ma questo è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra una storia. Un storia, che con la bellezza in sé nulla ha a che vedere. Professore Così, io la, la ringrazio, eh, per, ringrazio per questo te. incantevole viaggio, come sempre così affascinante. Eh, Quest'oggi quest ci ha condotto in questo labirinto, così l'abbiamo definito, che è, che è la bellezza, e ha anche risposto alla mia domanda scomoda, eh, e mi complimento per la risposta perché la, la, la domanda eh. era assolutamente... Era assolutamente Complessa. Ringrazio eh, tutti coloro che hanno voluto restare in compagnia nostra durante questa indagine sull'arte e, come di consueto, andiamo a salutare i nostri, i nostri internauti, social nauti, ascoltatori, telespettatori, chiamiamoli come, come, me, come più ci piace, con un pensiero. Il pensiero di oggi è di eh, Claude Debussy, compositore francese eh, assai noto. Il quale. Sosteneva che chiudere le finestre alla bellezza è contro la ragione stessa e distrugge il vero significato della vita. Arrivederci.